Peggio va da 1 a 20 con il mezzo punto. Le puledre in campo sono puledre di un anno, la categoria è divisa in due. Le Yearling Fillies avranno un campionato a sé domani pomeriggio. Nella giornata di oggi, come vedete sul catalogo, c'è il programma. Avremo tutte le categorie fino al numero 11, sono tutte le categorie del campionato italiano. Domani ci saranno le due categorie Futurity e il Geldings, poi lo Straight Egyptian e i campionati finali. Ma ora attendiamo l'ingresso in campo delle puledre Yearling categoria 1A. Go!
'cause you're mine forever, you're my reality, you're my sunshine, you're my best times, you're my anomaly, and I'd choose in 100 lifetimes, I'd choose you. In 100 worlds, I'd find you. And I'd say I do for the rest of my life. With all that I have, I do. And I will. When the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, every breath you take, I choose you. I choose
Allora, signori, la prima puletra ad essere giudicata è Selis Jasmine. Nasce da Berwaz al Bustam e Selis Alena, nata e allevata e di proprietà di Stefano Sandrini dell'allevamento Selis Stud. Nell'ordine i giudici. Allora, scusate, ho interrotto la lettura dei punteggi per lasciare muovere la numero 2. Dicevamo, Selis Jasmine nell'ordine, i punteggi saranno sempre giudice A, Saragozza, Jiménez Carmelo, giudice B, Burke Peter, il terzo giudice Kurt Jennett, il quarto giudice Thomas Tarkinski. Tipicità, 19, 18 e mezzo, 18 e mezzo, 18 e mezzo. Testa e collo, 19 e mezzo, 18, 18 e mezzo, 18 e mezzo. Corpo, 17 e mezzo, 18, 17 e mezzo, 17 e mezzo. Arti, 15 e mezzo, 15 e mezzo, 16, 15. Movimento, 19, 18, 18 e mezzo, 18 e mezzo. Abbiamo un totale di 88 punti e 88 per Selis Jasmine. Ed ora il punteggio della puledra numero 2, Birba, che nasce da Dominic M. e Amira by Extreme, proprietario e allevatore faggiano Giuseppe. Birba ha totalizzato in tipo 19 e mezzo, 19, 18 e mezzo, 19 e mezzo. Testa e collo 19 e mezzo, 19, 19, 19 e mezzo. Corpo 18, 18, 18, 17 e mezzo. Arti 15, 15, 15 e mezzo, 16. Movimento 19 e mezzo, 19, 18 e mezzo, 19. Abbiamo un totale di 90.63. Con il numero 3, G.V. Estelle Di Mar, che nasce da Picasso Di Mar e Habiba Rey. Vilma Gondola, proprietaria e allevatrice di questa puledra. Tipo 19, 18 e mezzo, 19, 19. Testa e collo 19 e mezzo, 19, 19, 19.
Corpo 18, 17 e mezzo, 18, 17 e mezzo. Arti 15, 15 e mezzo, 15 e mezzo, 15 e mezzo. Movimento 18 e mezzo, 18 e mezzo, 18, 18 e mezzo. Abbiamo un totale di 89.5. Malika by Euphoria, la numero 4, figlia di Amani Monicione ed Euphoria of Love, allevata da Porta Arianna, proprietario Domenico Riccio. Il suo punteggio in tipo 18 e mezzo, 18, 18 e mezzo, 18 e mezzo. Teste e collo 18 e mezzo, 18, 18, 19. Corpo 17 e mezzo, 17 e mezzo, 17 e mezzo, 17 e mezzo. Arti 15 e mezzo, 15, 14 e mezzo, 15 e mezzo. Movimento. Il movimento per Malika Bioferia è 18 e mezzo, 18 e mezzo, 18, 18. Il totale per Malika by Euphoria è di 87.5. Vi rileggo il punteggio in arti, che è 15 e mezzo, 15, 14 e mezzo, 15. Quindi il totale è 87.5 per Malika by Euphoria.
Ed ora vi leggo il punteggio della numero 5, Ebisuria, che nasce da Cavalli. Ebisuria è la madre, proprietario e allevatore Bontempi Enrico dell'azienda agricola La Speranza. Tipo 19,5, 19, 19, 19. Testa e collo 19,5, 19, 19, 19,5. Corpo 18, 17,5, 17,5, 17,5. Arti unanime 15,5. Movimento 20, 20, 19,5, 19,5. Abbiamo un totale di 91,25 che pone nella classifica temporanea Ebisuria al primo posto. Grazia Eltini è la numero 6, Grazia Eltini, nata da Figaro e Natalie Eltini, Galmetzer Stefan, proprietario e allevatore. Tipo 19,5, 18,5, 18,5, 19. Testa e collo 19, 18,5, 18,5, 19. Corpo 18, 17,5, 17,5, 17,5. Arti 15,5, 15,5, 15,5, 15. Movimento 19,5, 19, 19, 19,5, per un totale di 89,88.
Abbiamo il punteggio di Maria Callas, la numero 7, nata da Al Pacino e Balia. Catellani Paola, proprietaria e allevatrice di Maria Callas. Tipo 19, 18 e mezzo, 18 e mezzo, 18 e mezzo. Testa e collo 18 e mezzo, 18, 18, 18 e mezzo. Corpo 17 e mezzo, 18, 17 e mezzo, 17. Arti 15 e mezzo, 15 e mezzo, 16, 15. Movimento 19 e mezzo, 19, 19, 19. Sono 89 i punti totalizzati da Maria Callas. Possono prepararsi gli espositori della categoria 1B. This program is offered by Ed eccoci col punteggio di Joanna, l'ultima puledra valutata per la categoria 1A. È figlia di Medan El Shakab e di Megan Dapua, proprietario Borzonasca Luciano, allevato da Marigo Maria Luisa. Tipo 19, 18 e mezzo, 18 e mezzo, 18 e mezzo. Testa e collo 19, 18 e mezzo, 18, 18 e mezzo. Corpo 18, 18, 17 e mezzo, 17 e mezzo. Arti 15 e mezzo, 15, 15 e mezzo, 15. Movimento 19, 18 e mezzo, 18 e mezzo, 18 e mezzo. Abbiamo un totale di 88.75. Fra pochi istanti vedremo in campo le prime 5 classificate della categoria 1A a puledre di un anno. Questa categoria verrà premiata da Tutto Arabi. Quindi il signor Simone Leo entrerà in campo ed è invitato a prepararsi per la premiazione delle puledre.
E allora, signori, siamo pronti alla premiazione delle puledre della categoria 1A, sponsorizzata dalla rivista Tutto Arabi. Vince la categoria delle puledre Yearling con 91 punti e 25, la numero 5 e B Surya. In seconda posizione la numero 2 Birba di Fagiano Giuseppe. Terzo posto per Grazia Iltini con il numero 6 di Galsmetzer Stefan. In quarta posizione troviamo GV Estelle Di Mar con il numero 3 Gondola Vilma. Ed in quinta posizione Maria Callas, la numero 7 di Catellani Paola. Vengono consegnati i trofei e l'assegno della ECAO Breeders Fund, sono 200 euro che la ECAO assegna ai primi tre classificati di ogni categoria dei campionati nazionali. La vincitrice Bissuria è nata e allevata dall'azienda agricola La Speranza, che ne è proprietaria, ed è una figlia di cavalli per E.B. Suri. Tutto Arabi, Simone Leo alla consegna dei trofei. In seconda posizione Birba. Nasce da Dominic M. e Amira by Extreme, proprietario e allevatore Fagiano Giuseppe. Al terzo posto, Grazia Eltini. Al numero 7 Pettorina nasce da Figaro e Natalie Eltini ed è Stefan Galmetzer, proprietario e allevatore. Quarta posizione per GV Estelle Di Mar, la numero 3. Che nasce da Picasso Di Mare a Bibarei ed è di Vilma Gondola. La quinta posizione è per Maria Callas di Catellani Paola, che ne è proprietaria e allevatrice. Maria Callas nasce da Al Pacino e da Balia. Questa era la primissima categoria della 36esima edizione del campionato italiano. La giuria è composta da 5 giudici allevatori internazionali, 4 giudicano e 1 a rotazione. La prossima categoria è la categoria 1B, sono sempre puledri.